letra luego su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick. Buongiorno ragazze, oggi ci siamo svegliati, cioè mi sono svegliata con questa meravigliosa sorpresa di questa decorazione floreale che mi ha portato il fioraio a casa, che mi ha fatto fare Dario ovviamente, perché oggi è il nostro mesiversario. 8 mesi, lui mi fa sempre fiori, che poi in tante mi chiedete dove li fa, il negozio sta proprio a fianco al Caritas Shop, questa fioreria, e lui è bravissimo, fa delle decorazioni sempre stupende. Tutti i fiori che vedete nei miei video Dario li fa sempre là. Poi mi ha scritto anche un fantastico biglietto, mi ha messo anche la cioccolata che non ho mangiato ancora, la mangerò assieme a lui. Amore, ciao mamma, c'è anche Pupi che è tanto felice. Guardate che bel biglietto mi ha fatto Dario. Guardate cosa ha scritto: ci sono persone che non puoi permetterti di perdere, sono quelle persone che con un sorriso riescono a farti felice, con un abbraccio ti scaldano il cuore, con semplici parole ti riempiono l'anima. Tu sei per me un tesoro da proteggere, se lo vorrai io non ti perderò mai. È troppo bella questa frase, perché è proprio la dimostrazione di quello che siamo noi. Comunque sono tanto tanto felice. Stasera ragazze, per festeggiare andremo a sfondarci, quindi vi faremo finalmente il video che ci avete tanto tanto richiesto del nostro sfondamento cheat meal, 10.000 calorie. Stay tuned. Stiamo ancora decidendo se buttarci su pizza, sushi o entrambi. Prevedo cose da pazzi. E poi c'è Pupina. Mamma deve andare al negozio, mamma deve andare al lavoro, a Caritas Shop. Va bene? Ciao mammina. Va bene, dopo ti amo tanto. Ciao amore. Amore, ti piace il mio look con sì, gli occhiali? È bellissima, però. Sono qua a Caritas Shop con mio amore. Manca poco per il nostro sito online. Comunque stasera grande abbuffata. Sei pronto? 20.000 per le 20.000 calorie? Dopo pizza e dopo sushi. Facciamo sia sushi che pizza. Meno male, poi dopo il gelato. Mamma. Sì, prima, amore. 20.000 calorie, 10.000 ciascuno. Ma no, ragazze, presto vi mostrerò tante novità qua a Caritas Shop, non vediamo l'ora. Mentre mi sono messa le calze a cuoricino che mi ha regalato il mio amore, vero? Se avete visto il video Haul con Dario, lui mi aveva regalato queste calze. Andatela a vedere perché ho fatto vedere tutti i miei ultimi acquisti. Mi piace il mio outfit, ho questo coprispalle, ma stasera mega abbuffata ci vuole, ci vuole. Cosa fai, amore? Fa pure i selfie, raga, l'ho perso. Io devo diventare uno youtuber. Anche ragazzi, tu no, vabbè, dove ti devono seguire, scusa? Su Instagram. Ah, no. Seguite Dario Black and White su Instagram. Guardate come si mette. Raga, no, vabbè, aiuto. Il piacere, sto lavorando. Raga, guardate qua che meraviglia, non lo pensate? Mi è arrivata la super ricarica di super fruit. Amo, sei contento? Che fit via ci ha ricaricato di super fruit. Questo qua è il preferito di Dario. E la cosa bella è che rispetto alle tisane di fit via, questo qua è già pronto. Quindi è una bevanda detox già pronta. Quindi potete portarvela dietro, ad esempio a scuola, all'università, al lavoro, ma anche bella a casa. Se non avete tempo di farvi la tisana, potete bere questo. Lo tenete in frigo ed è buonissimo. È tipo un succo di frutta, però è light perché non ha zuccheri aggiunti ed è comunque detox. Noi lo adoriamo, è buonissimo, raga, provatelo. Dario ne beve proprio in quantità industriale e la cosa bella è che non fa ingrassare, quindi ve lo straconsiglio. Vita assoluta queste qua, raga, queste sono le slim caps di Fitvia, io mi sto trovando benissimo. Proprio stasera prenderemo queste qua, le slim caps, che io sto provando già da un po' di tempo. Sono le capsule di Fitvia, quelle dimagranti, alla garcinia, gambogia, al tè verde, contengono tanti estratti per dimagrire. E per chi deve proprio perdere peso, vanno prese anche tutti i giorni, sono sempre naturali come tutti i prodotti Fitvia e associati alle tisane. In particolare vi consiglio le mie preferite Super Fruit e Fitberry, che bevo 2-3 volte al giorno, aiutano tantissimo a sgonfiarsi
e al dimagrire. Per me che comunque non voglio dimagrire, semplicemente sabato e la domenica magari mi concedo sgarri eccetera, evitano di farmi ingrassare, quindi posso mangiare liberamente senza ingrassare e soprattutto non mi fanno sentire gonfia, quindi il giorno dopo non c'ho ritenzione, non sono gonfia. Però attenzione ragazze, non è che voi potete mangiare il mondo e queste vi fanno il miracolo, semplicemente questo è un aiuto, è un prodotto naturale che funziona tantissimo. Infatti se leggete tutti gli ingredienti, innanzitutto c'è la garcina e tè verde che agiscono come dimagrimento eccetera. Però io conduco uno stile di vita sano, lo sapete, per l'80%. Questo è un aiuto per perdere peso. Usate il mio codice che vi lascio qua in sovraimpressione sul sito Fitvia, quindi inserite questo codice così avrete lo sconto sull'acquisto di tutti i prodotti Fitvia. Io ve li straconsiglio. E adesso andiamo. Sì. Raga, abbiamo deciso per il giapponese e siamo pronti per stancarci anche dolce le nostre 10.000 calorie per questa sushi challenge, dove Carlita Magra chiederà ex obeso Dario che si gonfia subito, io vincerò. Per scommettere che vincerò? Io vincerò, io e ti batterò. Già stai gonfio, lui poi parte così, no? Poi tipo dopo un'ordinazione inizia a fare sono gonfio. Solo all'inizio. Preparatevi a pezzo. Dario Black and White fa l'aperitivo con edamame. Sono tipo... Sei carico? Tipo fame. Sì. Questo è più molto. Continuano ad arrivare piatti nei nuvolette. Sì. Siamo qua. Grazie, queste sono la cosa più buona. E poi c'è questo. Questo com'è? Con la Philadelphia, invece non si mangiare. Ma è solo l'inizio, amore, non bere che ti gonfi. Il segreto è dello you can eat, non bere. Rubi spazio al cibo, raga. Sashimi misto, buonissimo. Wow, che piatto. E anche questi sono i nigiri. Vai, amore. Siamo solo a pochissime ordinazioni, eh. Ancora poco. La sfida continua. Udon, don pesce e frittatina. Buonissimi. E qua c'è il tortino di riso. Come va? Bene. Amore, io sono passata la forchetta perché con il riso prendo poco. La forchetta prendo di più. L'hai visto? Lo scoppiamo. Io mangio le bacchette. Bacchette. Amore, prendi pure il cucchiaio. Raga, questi sono di gamberi, cioè sono tipo dei gamberoni fritti. Molto buoni. Poi ci sono spiedini di pesce e queste altre cose fritte, perché oggi mangiavo anche fritto. Amore, comunque io sto scoppiando, ma ce la posso fare. Dividiamo 11.000 calorie. Piatto ricco, micificco. Queste sono le cose che fanno molto ingrassare, vedi, che sono cose fritte. Ma noi non ci frega. Ma no, dobbiamo vedere come mangia, amore, com'è? Buonissimo. Poi la cosa buona sono tutte le salsine. Amore, è super toccante. Com'è? Buono. Oh, questo è buonissimo. Amore, ti arrendi? Pensa, io sono più come se non avessi mangiato finora, Pensa che lo sono per noi, sì. Io posso continuare fino a domani. Dai, c'è il ciccione gay. Basta l'uso. Carlita
che mangia Ruttino. Che fa anche Ruttino. Guarda come mangio io e da mame. Il mio segreto. Guardate come mangio io da mame. Praticamente li tolgo l'acqua dentro, poi ci tolgo anche questa cappuccina e poi li metto, come vedere, nella salsa di soia. Perciò riesce a mangiare di più. È un trucchetto che mi ha svelato mio cognato David. Ciao David, ci manchi. Guarda, li metto qua, guarda qua dentro e poi prendono tutto il sapore della salsa di soia. Guardate, dove li metto? E la salsa di soia, vedi? Provateli, sono buonissimi. Ci salta un altro tantino. Guardate troppo. Guardate com'è bello il mio amore. Insomma, amore, missione Marcellina. Va bene, basta? Si sono rotti i piatti. Auguri. Raga, non potete capire, c'è Dario già gonfio e non vuole ordinare più nulla. Cioè, amore, ma vergognati. Cioè, vergognati, sei la vergogna di tutti gli ordinit del mondo. Dai, come minimo altre 10 ordinazioni. Dai, sforzati, ce la puoi fare. Guarda, mi hai messo il cartello, però fammi. Vergogna, vergogna. Raga, è arrivato anche il carpaccio di salmone. Continuiamo. Raga, stiamo male. Guardate cosa è arrivato. Ramen, questi sono tipo i noodles, amore. E un piatto di noodles e un altro rollicino. Questo è buono. Dai, amore, fatti sotto. Dai, amore, ce la puoi fare. Stai morendo? Ah, che ti vuoi? Raga, vi giuro stiamo morendo. C'è un sacco tipo scoppiando. Amore. Questo. Vabbè. Questo è il mio vinto. Ma chi ti ha detto che adesso non li mangerò? Chi te l'ha detto che non li mangerò? Li mangerò. Però sto morendo, devo mangiare questi due roll. Se no altrimenti la mia sfida, se lo perdo la sfida e non va bene. Ci fanno pagare poi, eh? Non male. E ci resta ancora il gelato, amo. Raga, allora praticamente stiamo scoppiando e adesso abbiamo fatto una piccola sosta nel nostro gelato di fiducia, in cui metteremo, cosa metteremo nella nostra coppa? Anche cioccolata, cose, facciamo una super coppa buonissima, perché appunto questa challenge non finisce qua, giusto amore? Giustissimo. Anche perché poi domani ci aspetta anche una grande mangiata a casa di Dario, quindi sarà una nuova challenge a base di piatti napoletani, quindi oggi giappo, domani napoletani. Vabbè, andiamo con sto gelato. Amore, com'è questo gelato? Raga, io ci ho messo di tutto sopra, vi giuro. Guardate qua, è troppo buono, ci ho messo fragole, Nutella. No, vabbè. Silente. Ho finito il gelato, anche io, guardate. Devo prendere un altro? Dai, la prendiamo. Che gusto? 1000 calorie. Che gusto, amore. Ma lo stesso, ma io ho messo anche cioccolato male. Dietetico, diciamo. Sì, ho messo un tappino di cioccolato. Mazzolino. Lei stiamo a ragazzone perché già molto visto. Ma anche voi quando mangiate tanto, tutte cose buone, dolci, gelati, dopo vi sentite più felici, come una droga. Vi sento troppo felice, a voi lo sei felice? Sì. Non ti piace, stai male, sono tipo per vomitare. Amore, non buttare la videocamera. Oh mio Dio, c'è il mio oh mio Dio. Fagli un'altra, amore. Raga, oggi è il giorno dopo la puffata della nostra challenge. Penso che abbiamo superato anche le 10.000 calorie. È stato disastroso, vero amore? Praticamente ci siamo gonfiati tantissimo e stiamo
stati, cioè, proprio male. Tipo anche oggi, vero amore? Cioè, siamo stati veramente male. Quindi, morale della favola, non fate le abbuffate. Vero amore? Perché vi sentite male, quindi non fate come noi. Vi mandiamo un bacio grande, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto stare in nostra compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Qui c'è anche Pupi. E guardate, io c'ho le calze a cuore. Ormai le metto sempre che mi ha regalato il mio amore. Ciao Pupi, saluta tutti. Ciao amore. Ciao. Belle mie amore. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos. La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos.